pastore che guida il suo popolo, si regge, si prende cura, un pastore che vigila su di noi e ci addietta con la sua presenza. Prendiamo atto di questi interventi di Dio con la sua parola. Ha preso lui l'iniziativa prima che noi introducessimo la preghiera, il Signore stesso si è reso presente e noi abbiamo risposto alla parola del Signore. Adesso chiediamo al Signore che continui a manifestarci la sua presenza e sia qui in mezzo a noi come Maestro per insegnarci le vie della verità. Invochiamo allora lo Spirito del Signore su tutta l'Assemblea. Siamo qui rimasti in pianura, ognuno per conto proprio, ci siamo dilettati di te, ma ancora non ci siamo consegnati a te. Questa mattina è il tempo della consegna. Ti consegniamo, Signore, la guida della nostra vita. Ecco perché ti chiediamo questa mattina la grazia dell'arrendimento a te. Ci vogliamo arrendere al tuo amore. Signore Gesù, scendi in ciascuno di noi, parla a ciascuno di noi, di a ciascuno di noi che tu sei il nostro Dio, la nostra guida, il nostro Salvatore, e senza di te non potremo arrivare al Padre. Gloria, gloria a te, Signore. Appena c'è una profezia, tutto tace. È Dio che interferisce nei nostri discorsi, nelle nostre preghiere, nelle nostre lode, nelle nostre considerazioni. La profezia che ci è stata data è questa. Avvicinatevi a me per udire. Fin dal principio non ho parlato in segreto. Dal momento in cui questo è avvenuto, io sono là. Ora il Signore Dio ha mandato me insieme con il suo Spirito. Dice il Signore tuo Redentore, il Santo di Israele. Io sono il Signore tuo Dio che ti insegno per il tuo bene, che ti guido per la strada su cui devi andare. Se per il passato avessi prestato attenzione ai miei comandi, il tuo benessere sarebbe come un fiume, la tua giustizia come le onde del mare. La tua discendenza sarebbe come la sabbia, i nati delle tue viscere come i granelli d'arena. Non sarebbe mai radiato né cancellato il tuo nome davanti a me. Ecco, il Signore dice e annuncia che oggi vuole rivelarci se stesso, vuole condurci per una strada. Se avessimo ascoltato in antecedenza quello che Egli ci ha detto, a quest'ora noi saremmo andati molto avanti e anche la nostra discendenza, gli altri fratelli e sorelle, sarebbero come la rete del mare. Ma è che noi non abbiamo dato finora ascolto al suo insegnamento. Però oggi il Signore è qui, Maestro, che vuole ancora insegnare a noi e ci chiede di prestare ascolto a quanto Egli ci dice e a metterci così disponibili
per essere presi per mano e lasciarci condurre per la sua strada. Signore, tu oggi vuoi insegnarci, vuoi farci da maestro, da guida, ma vuoi la docilità da parte nostra a lasciarci condurre da te. Ti ringraziamo, Signore, e noi vogliamo lasciarci condurre da te. Lode e gloria a te, Signore. C'è tanta acqua nell'Isria perché Maria ha comandato, le idrie sono piene, adesso l'acqua dovrà mutarsi in vino, dobbiamo tracannare il vino nuovo, che ci darà la conoscenza di noi stessi, la conoscenza del mondo che ci circonda, la conoscenza di Dio. E questa conoscenza è vita. Adesso invochiamo lo Spirito del Signore e vorrei pregare di fare molto silenzio, molta attenzione, perché la parola di Dio scenda su di noi, scenda la parola di Dio su di me, ma una volta che viene trasmessa da me, si incanali dentro i vostri cuori. La mia parola scende e non risale dopo senza avere prodotto l'effetto per cui è stata mandata. Il Signore ci invita al piano superiore, dove ci sono gli apostoli, dove c'è Maria, e a non stare nel piano inferiore, perché nel piano inferiore ci tutti passano, le porte sono aperte, invece nel piano superiore tutto è circondato, tutto è chiuso e soprattutto vi troviamo Gesù, Maria, gli Apostoli. Ogni cuore di pietra, dice il Signore, solo per mia grazia, si scioglierà in canto di gioia e batterà per me. Grazie, Signore. Tutti in silenzio. Questo è l'insegnamento centrale del nostro corso, che pertanto riveste particolare importanza ed esige molta attenzione perché l'insegnamento scenda dentro di noi e produca il suo frutto. Cominciamo con una conversazione fraterna, in un clima fraterno, di grande gioia, ma anche di grande apertura tra di noi, perché vogliamo entrare nella verità. E soltanto la verità potrà renderci liberi. Abbiamo conosciuto ieri
il medico divino. Lo abbiamo incontrato e il medico divino è qui, in mezzo a noi. E adesso lui vuole applicare la terapia. Egli si prostra davanti a noi, entra in comunione con noi, estrae dalla sua borsa quello che ha per guarirci. Sa l'arte sua e lui stesso diventa medicina per noi, perché questa è la novità. I medici usano medicina, usano metodi, mettono in azione la loro arte, ma non sono medicina, se non relativamente, stando dal di fuori, non sono medicina per l'ammalato. Qui invece il medico divino prende l'ammalato, lo carica sul suo giumento, nella sua umanità, lo introduce in sé e lo guarisce in sé. Per cui Gesù medico è questo atteggiamento che il Signore richiede come preliminare per iniziare la cura, e cioè riconoscerci malati. Purtroppo in noi ci sono i meccanismi di difesa, perché spesso non vogliamo comparire malati anche davanti ai nostri occhi. Può succedere nelle malattie fisiche, talvolta, può succedere nelle malattie morali, nelle malattie spirituali, nelle malattie psicologiche, spesso. Ma questo meccanismo di difesa è presente in noi. E si esplicita in diverse maniere. Prima, la non accettazione di essere malati. Io non accetto di essere malato, perché interpreta la malattia come una menomazione del mio io, è una falsità. Per cui nego di essere ammalato. Ci può essere una prima scarica emozionale. Non sono io ammalato, perché non guardate gli altri. Tutti gli altri sono malati. Tutti al massimo siamo malati. Per cui il vero ammalato non sono io, sono gli altri ammalati. C'è poi una scarica proiezionale, e cioè, sì, ho questo male, ma la colpa non è mia, la colpa degli altri, la colpa di mia madre, mio padre, di quello. È vero che sto male, però non è colpa mia, per quanto sia in me, io non sarei a questo punto, la colpa degli altri. Poi c'è il ripiegamento su noi stessi. Chiediamo comprensione per la nostra malattia, ma non vogliamo uscire dalla nostra malattia. Poi c'è un tentativo di mascheramento della malattia. Sì, io ho questo difetto, però il mio corpo è robusto, le mie mani sono potenti, sì, il ginocchio non funziona tanto, però compenso, mani buone, forza, la cavalla è ottima.
sì, ho questo difetto, mi arrabbio facilmente, ma il mio cuore è sempre aperto agli altri, la mia carità così copre tanti miei difetti, supplisce la mia prudenza, supplisce il mio saper fare, per cui ecco, se abbiamo un mascheramento, sono tutti tentativi nostri, reazioni nostre per difenderci, oppure razionalizziamo la nostra malattia. Sì, è vero che sono malato, però sono malato per questo, per questo, per questo. Per cui io posso anche uscire da questa malattia e da questo stato in cui mi trovo, perché potrei fare questo, questo e questo. Per cui razionalizziamo la nostra malattia, quasi giustifichiamo la nostra malattia. In pratica la colpa non è mia, la colpa è dell'ambiente, però sono così perché deve andare così. Sono tutti mascheramenti, tutti meccanismi di difesa che ci impediscono di accettare che non siamo malati. Questo succede in campo fisico talvolta, ma più spesso in campo morale, in campo psicologico, in campo spirituale. Ricordo un Pattarella, proprio aveva una chiamata così l'ambulanza per condurre uno in psichiatria, in un ospedale, era per condurlo a Villa Anna, mi pare. E quando si presentò, io, ma loro sono malati, io va bene, io la indico la sorella, per questo mi ha detto me. Io bene, sono loro che mi accusano. Questi meccanismi di difesa, dicevo, sono frequenti in noi e sono un impedimento, il primo impedimento ad accostarci a Gesù. La folla che si accostava a Gesù, i malati che si accostavano a Gesù, erano coscienti del male che portava. Il cieco era cosciente che gli mancava la vista. Il lebbroso era cosciente che era pieno di lebbra. Il paralitico era cosciente che aveva la paralisi. La maddalena era cosciente che era una peccatrice. L'adultero era cosciente che era una peccatrice. Zaccheo era cosciente di essere un peccatore. Ecco, accettare quella verità che in noi, e cioè che noi siamo malati e che abbiamo bisogno del medico per guarire. Se manca questo preliminare non si può parlare di guarigione. Secondo preliminare: desiderio vivo di guarire, di uscire da quello stato in cui ci troviamo, perché non basta la conoscenza, non basta l'accettazione di essere malati, ma ci vuole il desiderio vivo di uscire dalla malattia, perché l'essere malati tante volte è un privilegio per noi. Anche nelle malattie fisiche succede. Il malato è al centro dell'attenzione, il malato non lavora, il malato sta a casa, il malato sta a letto, il malato è servito, una macchia. Questo succede anche nel campo morale. Io non voglio uscire dai miei vizi,
non voglio uscire da ciò che mi sazia, non voglio uscire dalla mia lussuria, non voglio uscire dalla mia gola, non voglio uscire dalla mia impazienza. Ecco, per cui si è attaccati alle nostre malattie e non c'è il desiderio vivo di uscire dalla malattia. Quando questo desiderio è poco vivo, Gesù lo sollecita. Vuoi guarire? Dice a Betesda, al paralitico, vuoi guarire? Dice ai ciechi, che volete che io vi faccia? Dice alle prose, che cosa posso fare? Questo è per sollecitare. Ma ci vuole il desiderio vivo di essere guariti, di uscire dallo stato in cui ci troviamo. Per cui conoscenza, volontà. Conoscenza dello stato in cui ci troviamo, volontà decisa per quando sei noi di uscire da quello stato. Terza disposizione, fede in colui che ci può guarire. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Ecco, fede in colui che ci può guarire. Sappiamo che il medico che abbiamo incontrato è l'unico medico. L'emorroista aveva speso tutto il suo patrimonio in medici e medicine, però incontrando Gesù diceva: lui mi può guarire, lui basta che io tocchi il lembo del suo mantello, lui mi può guarire. E si fece aggomitata largo tra la folla per toccare la frangia del mantello. Credeva fermamente che Gesù lo poteva guarire. Centurione, quello a casa tua, imporrò le mani, centurione no, signore. Basta che tu dici una parola, anche da lontano, e il mio servo sarà guarito. Ecco la fede in colui che ci può guarire, una fede viva, è il dono dello Spirito che sostiene in preghiera, ma il Signore vuole che noi ci sia la fede. Qualche volta il Signore supplisce la fede e la dà cammin facendo, la dà dopo, però la fede deve accompagnare, almeno preliminarmente, colui che si accosta a Gesù per essere guarito. Quarto, presentarsi a Gesù ed essere disposti a lasciarsi toccare, a lasciare che il medico guardi, tocchi, vedi, operi. Perché se noi abbiamo coscienza del peccato, o coscienza della malattia, abbiamo volontà di guarire, riconosciamo che Gesù ci vuole guarire e che ci può guarire, ma non ci accostiamo a Gesù, noi non potremo guarire. Gli diceva la gente, al cieco di Gerico, alzati, ti chiamo, e lui subito se levi il mantello e corre da Gesù, si presenta a Gesù. Presentarci a Gesù, chiamare il medico, stare davanti al medico. Queste sono le quattro disposizioni preliminari per iniziare la terapia. Detto questo, vediamo un poco come questo medico divino ci incomincia a guarire. Gesù è innanzitutto colui che ci illumina
un giorno gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù disse un giorno: io sono la luce del mondo. Camminate finché c'è la luce. Verranno le tenebre quando nessuno può camminare. Ora questa luce deve penetrare dentro di noi. Perché è attraverso la sua luce che penetra dentro di noi che viene scoperta la nostra piaga prima di essere fasciata. E allora vediamo qual è l'agire di Gesù quando penetra dentro di noi. Innanzitutto affermiamo che egli è luce, luce che scandaglia gli abissi, che scandaglia la tenebra. Viene presentato come luce. Ricordate, il popolo che era nelle tenebre vide una grande luce, agli abitanti nell'ombra della morte gli apparso un grande splendore. Ecco, è lui luce. Io ti ho posto luce per i popoli, dice il profeta Isaia. Per cui Gesù è la luce, proprio quando Gesù nasce a Betlemme, un grande fulgore c'è nel campo dei pastori, una grande luce, è comparsa la luce, nel cielo è comparsa la stella, luce. Perché Dio è luce, come luce nell'Oreb, quando compare a Mosè, così è luce Gesù, colui che è mandato da Dio per illuminare l'uomo. Egli è la luce vera, quella che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Gesù luce nel Tabor, Gesù luce nella resurrezione, Gesù che afferma sempre di essere la luce e vuole che noi diventiamo figli della luce, per cui non perdiamo così ancora tempo per ribadire che Lui è la luce e che Lui ci vuole figli della luce. Ieri abbiamo visto l'incontro di Gesù con i ciechi. Egli illumina il cieco di Gerico, illumina il cieco nato, illumina il cieco di Bethsaida. È proprio la caratteristica di Gesù di illuminare, togliere il velo, scoprire, dare la vista ai ciechi. Quando Gesù penetra in noi, ci illumina interiormente e ci scopre. Che cosa ci scopre Gesù? Cominciamo innanzitutto guardando ai tre parametri. Guardiamo innanzitutto Dio. Ci scopre chi è Dio per noi. Noi cominciamo a comprendere chi è Dio. Si illumina nella luce che viene dentro di noi la figura di Gesù. Io sono colui che è venuto a salvarti. Io sono stato mandato da mio Padre. Mio Padre ti ama, io ti amo. Per cui il volto di Gesù incomincia a risplendere davanti ai nostri occhi. Cioè Gesù scopre se stesso. Scopre se stesso. E noi cominciamo a vedere Gesù.
e la vista di Gesù è anche la vista di noi. Tu devi essere come me, perché sei stato fatto di immagine e somiglianza mia. Io sono il tuo prototipo, e sono la salute perfetta. Ecco come deve essere come me. Non ci dilunghiamo su questa conoscenza che ci dà, ma soprattutto Gesù ci scopre il nostro peccato. Ed è qui che incomincia la guarigione. Ti scopre il tuo peccato, quello che tu non conosci bene. Perché il peccato è in noi ed è nei meandri. Ricordate 34, in Isaia, dove si parla delle 12 fiere che si nascondono nei meandri del palazzo. Gesù scopre le fiere, i peccati che sono dentro di noi, ma nel medesimo tempo ci comunica il perdono di questi peccati. Io ti perdono questo peccato che tu hai fatto, e anche tu devi perdonarti il peccato che hai fatto. Poi Gesù va oltre e ci mostra le ferite del peccato. Ecco, tu sei stato ferito, sei stato piagato. Tutte le ferite che rimontano all'età prenatale, al momento del concepimento, al momento della gravidanza, al momento della nascita, al momento della prima adolescenza, al momento della prima educazione, del primo contatto con gli uomini. Tutto è stato registrato dentro di noi. E allora Gesù disigilla così la cassetta e ce la fa ascoltare. Noi eravamo come una cassetta sigillata e Gesù ci disigilla la cassetta, o meglio ce la proietta davanti ai nostri occhi. Quel film noi non lo vedevamo, però era stato fatto. E adesso Gesù ce la mostra davanti agli occhi, ci fa vedere le nostre ferite, le ferite della memoria, le ferite dei ricordi, le ferite dell'immaginazione, le ferite dell'affettività. Non ci deprime quando Egli ci mostra le nostre ferite, quelle che abbiamo ricevuto nelle case dei nostri fratelli, quelle che ci siamo procurate noi, con i nostri peccati, ma nel medesimo tempo egli versa l'olio, e prima versa il vino, come buon samaritano, per lubrificare le ferite, verso l'olio per farci cicatrizzare le ferite, e farci le ferite, ma ci riscopre. Ci scopre i nostri legami. Siamo noi legati. Legami buoni, legami meno buoni, legami che ci condizionano, ci impediscono, legami che noi coltiviamo dentro di noi, le nostre sostituzioni. Io ce l'ho con mio padre, ce l'ho con mia madre, e allora sostituisco la figura di mio padre, la figura di mia madre, con un'altra persona. Così io obliterò in certo qual modo la figura del padre, quella della madre, mentre Gesù ci dice: no, tu non puoi compensare la figura del padre, la figura della madre, con un'altra figura, ma devi accettare tuo padre, devi accettare tua madre. Per cui ci scopri il legame
ci scopri i sotterfugi, ci scopri le compensazioni che sono dentro di noi, ci scopri le tendenze che sono nate in noi, la tendenza di isolarci e il perché di quella tendenza, la tendenza a sopprimerci, ad affliggerci, la tendenza così a rubare, la cleptomania qualche volta, perché è avvenuta, ossia il perché di tutte le tendenze nella luce del Signore. Però questa luce non abbaglia, scopre, ma nel medesimo tempo c'è il vino, c'è l'olio, c'è la fascia dell'amore del Signore, per cui noi siamo come scoperti davanti a Dio, mediante la sua luce. Ancora, Gesù luce ci scopre se stesso, Dio, Dio amore, ci scopre noi stessi, però ci scopre il fondo della nostra intimità. Ne parliamo subito dopo, perché tutte queste cose di cui abbiamo parlato non sono il nostro io, sono il nostro me, sono il nostro vestito, il vestito con cui ci noi siamo rivestiti, il vestito che ci hanno messo gli altri, ma il vero io profondo, quello no, quello è bello, ed è Gesù che ce lo scopre, per cui ci dà l'amore, l'innamoramento di noi stessi, il progetto di Dio. Poi Dio ci scopre gli altri. Cosa ci scopre gli altri? Ci scopre gli altri e crea in noi degli atteggiamenti diversi verso gli altri. Ci scopre gli altri come figli di Dio, sì, ci scopre il peccato degli altri, ma ce lo fa accettare, mettendoci il perdono per il peccato del fratello, ossia ci dà la dimensione del peccato del fratello. Ci scopre i difetti del fratello, soprattutto le ferite, le piaghe del fratello, ma ci dà la comprensione, la compassione che è lui per i difetti, per le piaghe, per le ferite del fratello. E crea gli atteggiamenti in noi verso il fratello. Qui entriamo nel vivo, perché quali sono i rapporti che noi abbiamo con gli altri? Non sono i rapporti buoni. E Dio ci scopre il rapporto falso che noi abbiamo col fratello. Abbiamo quattro rapporti con il fratello. Noi possiamo avere un rapporto di eliminazione del fratello. O lui, o io. Quel mi antipatico, quel non lo voglio vedere, quel non fa per me, quel è così, o lui, o io. Il atteggiamento di eliminazione. Secondo atteggiamento, di superiorità, cioè io sopra, fratello sotto, lui mi deve obbedire, io sono superiore al fratello, è con un rapporto di superiorità e inferiorità. Sì, vado d'accordo con lui, però lui deve essere sottomesso a me. Secondo rapporto. Terzo rapporto, più subito no. Io e il fratello, io e l'altro.
io e l'altro. Lo accetto, però come compagno, sì, c'è l'indifferenza, si crea l'indifferenza. Io e l'altro, indifferenza verso il fratello. Lui per conto suo, io per conto mio. Terzo atteggiamento. Sono tutti e tre atteggiamenti falsi che Gesù con la sua luce ci fa comprendere che sono falsi questi atteggiamenti. Perché il vero atteggiamento è il quarto, io con il fratello. Io con il fratello. Comunione con il fratello. Questo è il vero atteggiamento. Per cui ci scopre gli atteggiamenti falsi che abbiamo con gli altri. Atteggiamento falso, quello della superiorità. Atteggiamento falso, quello dell'eliminazione. Atteggiamento falso, quello dell'indifferenza. Atteggiamento vero, giusto, quello della comunione col fratello. Perché il fratello è figlio di tuo padre, è immagine del figlio di Dio, è il coerente con te nella gloria eterna. Perché il fratello è parte del tuo essere, perché tu e il fratello appartenete all'unico corpo di cui il capo è Cristo. Ecco che l'operazione che Gesù luce fa dentro di te, ti fa vedere Dio, l'immagine sicura di Dio, non un giudice, non un padrone, ma un Dio creatore che ama il suo creatore, un Dio padre che ama il suo figlio. Ti illumina sugli atteggiamenti che tu hai verso Dio. Non abbiamo molto parlato perché per brevità di tempo gli atteggiamenti falsi verso Dio e gli atteggiamenti veri verso Dio nelle quattro dimensioni: Dio e il tuo creatore, tu sei creatura, per cui devi rispettarlo, devi conoscere i tuoi limiti creaturali, la sua trascendenza, la sua infinita potenza, la riverenza verso Dio, la tua dimensione filiale di tuo padre, sei figlio di tuo padre, la dimensione sponsale, Dio è diventato tuo sposo, la fedeltà, la dimensione amicale, Dio è diventato tuo amico, per cui quell'intimità con Dio sono i veri atteggiamenti e i falsi atteggiamenti. L'atteggiamento di schiavo, l'atteggiamento del figlio, l'atteggiamento che ti fa allontanare da Dio, che ti fa tenere di Dio, che hai paura di Dio, che ti fa fuggire da Dio, che non ti fa pensare a Dio, che ti fa relegare Dio in cielo e tu in terra. Atteggiamenti falsi. Cristo luce ti illumina su Dio, su te stesso, sugli altri, e incomincia a guarirti, perché è una luce di amore che ti guarisce, perché lui è il medico divino che man mano che illumina versi il vino, versa l'olio, fasce le ferite e te li dà. Secondo punto. Gesù ti guarisce come verità. Io sono la verità. Qui andiamo oltre. Andiamo più in profondità. Ricordate quei bellissimi testi sulla verità. La preghiera fatta da Gesù prima di passare al Padre dice: Padre, consacra la verità, consacra la verità.
era poi Paolo, esortando a fare la verità nella carità, la verità. Tutti quei testi in cui Gesù dice che io sono la verità e la verità vi rende liberi. Moltissimi testi che possiamo allineare. Vi manderò lo spirito di verità e lo spirito di verità vi rivelerà tutto, vi introdurrà la verità tutta intera. Io potrei darvi questi testi se voi avete la bontà di appuntarle. Ecco, vediamo un poco Giovanni 16, 13, 15. Ancora tutti i testi in cui Gesù si mostra come la verità. Già alcune ne abbiamo accennato, però il testo principale è questo, Giovanni 16, 13, 15. Che cosa fa la verità? Ecco, Gesù, verità, comincia a rivelare la storia di se stesso. Rivela se stesso a noi, ci narra la sua storia, ci parla delle cose del Padre. Ricordate il testo? Quando Gesù loda, benedice il Padre, perché ha rivelato queste cose ai piccoli e ha nascosto i sapienti. Perché questo gli è piaciuto al Padre. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Ma c'è una conoscenza data ai piccoli. Gesù dice, voi siete miei amici. Tutto quello che ho udito da mio Padre, io ve lo rivelo a voi. Gesù svela il suo rapporto col Padre. E cioè Gesù rivela tutta la sua storia, le cose del Padre. Gesù rivela non soltanto la sua identità nella divinità e nell'umanità. Io sono un Dio vero, io sono un uomo vero. Io mi calo in tutta la tua carne, nel tuo essere umano. Perché sono uomo come te. Io ti comprendo. Gesù narra la sua storia e produce in noi con la verità un inizio di amore per lui. Poi Gesù ci scopre la sua missione. Sono venuto in questo mondo per salvare te, per liberare te. Sono venuto in questo mondo per salvare il mondo. Ci scopre la sua missione, che poi diventa anche missione nostra. Ci scopre ancora che lui è venuto perché ci vuole ricondurre alla casa di suo Padre, come missione. Ma dopo averci parlato di sé, nella verità, ci narra la verità di noi stessi, ci narra la nostra storia. Ecco che è bello. Noi vediamo tutti i fatti della nostra storia. Dicono i psichiatri che tante distorsioni, tante malattie dipendono da una falsa interpretazione dei fatti e degli eventi e delle figure e degli atteggiamenti del padre, della madre, degli amici. Tutti i nostri mali dipendono da distorsioni della verità. Allora Gesù ci fa conoscere la nostra vera storia,
perché la storia è stata data da Lui. Lui ha creato la nostra storia. Gli eventi, i fatti, gli accadimenti nella storia personale sono stati tutti procurati da Lui. Ma noi li abbiamo interpretati male. Questa falsa interpretazione ha prodotto malattie, risentimenti verso Dio, verso noi stessi, verso gli altri. Vede malattie. Dio ci fa conoscere la nostra storia anche sotto il profilo fisico, sotto il profilo ambientale. Ti ho fatto nascere una famiglia povera, una famiglia che era in difficoltà. Ti ho fatto nascere con questa malattia, poi è andato un momento con tutta quest'altra malattia. Tu hai interpretato male questi eventi, ma sono eventi di amore. E allora tu cominci a guarire guardando te stesso, perché comprendi te stesso, è la verità che ti rende libero, è la verità che ti guarisce. La tua storia, narrata da Lui, colui che è la verità, in cui non c'è menzogna. Ancora, Gesù ti scopre i valori, qui andiamo ancora più in profondità, ti scopri i veri valori della vita, perché le tue malattie fisiche, spirituali, morali, nascono dall'inganno sui valori. Gesù incomincia a darti il suo giudizio, i suoi occhi. Tu cominci a vedere con gli occhi di Gesù, a giudicare tutto e tutti, senza essere giudicato, come dice l'Apostolo, 1 Corinzi 2. Gesù comincia a darti il suo pensiero, dice nel versetto 16 Paolo, con enfasi, noi abbiamo il pensiero di Cristo, la pensiamo come Cristo. Cioè Gesù ti dà i suoi occhi, il suo modo di vedere, che è il vedere giusto, perché egli è la verità, e tu vedi tutto e tutti nella realtà, non sei più ingannato. Da dove procede il condanno? Da tre spiriti, lo spirito della carne, lo spirito del mondo, lo spirito maligno, che sono spiriti di inganno. Attraverso le tre concupiscenze noi abbiamo una falsa visione, crediamo nell'inganno, nel laccio, e la verità ci disinganna, ci fa vedere il vero valore. Per esempio, la ricchezza non sono un valore. Tu ti sei attaccato alla ricchezza perché hai creduto di trovare rifugio, forza nella ricchezza. La ricchezza non vale. Ha più valore la povertà, perché è distacco, è libertà, è autonomia, è non dipendenza dalle cose, è dipendenza da Dio. Per cui hai tu la visione dei valori della vita e di farsi valore. Che cos'è il successo? Che cos'è la potenza? Che cos'è la lussuria? Sono tutti valori cioè carnali, ma che non sono veri valori. I valori del mondo, i valori mondani, la potenza, la forza, la prepotenza, l'oppressione, il successo, la sconfitta del nemico, tutti falsi valori, l'eliminazione del nemico, falsi valori. Cioè ci va a vedere i veri valori della vita, perché ci comunica il suo spirito, che è spirito di verità, e ci fa vedere i veri valori, ma soprattutto lo spirito di verità
metti in fuga lo spirito di menzogna e demonio. In lui non c'è verità fin dall'inizio. E quando dice menzogne trae dal suo, perché spirito di menzogna, l'inganno del nemico, i raggi del nemico. Paolo parla di 64 lacci che noi abbiamo. Noi non stiamo attenti a tutti i lacci del nemico, a tutti gli inganni del nemico. Egli è l'ingannatore, egli è falsa luce, che si oppone alla vera luce. Dice Paolo che può comparire come angelo di luce. Ci inganna, continuamente ci inganna. Vuole ingannarci perché è l'ingannatore. Gesù verità ci fa vedere gli inganni del nemico. Ci scopre gli inganni del nemico. Ci disinganna e ci mette nella verità. Ecco come Gesù ci guarisce. Guarisce la nostra mente, guarisce il nostro cuore, guarisce i nostri atteggiamenti e guarisce tutte le malattie conseguenti a queste distorsioni della verità, distorsioni di fatti, distorsione di tutto ciò che ci attorna, perché tutto abbiamo visto nella falsità, non nella verità. Padre, consacrami alla verità, consacrami alla verità. Quando ho detto che sia sufficiente, perché il tempo passa, Gesù è vita. Oh, quanti bellissimi testi. Cominciamo con i testi di vita. Gesù incomincia a dare se stesso come vita. Vorrei cominciare innanzitutto con un'immagine del Vecchio Testamento. Ricordate il fiume di Ezechiele che esce dal lato destro del Tempio, aperto, è il cuore di Cristo. In lui era la vita, in lui era la vita, predica Giovanni, in lui era la vita. E quel fiume di acqua viva inonda e fa vivere tutti i pesci che sono nell'acqua, li fa vivere. Dovunque cammina, dovunque raggiunge, porta la vita, eccetto che nelle paludi. E allora ecco l'invito che ti porge Gesù ad aprire la palude che impedisce alla vita di entrare. Tu sei una terra paludosa, apri la palude, apri le barriere e il fiume di acqua viva entrerà in te. Io sono la vita. Cosa ti scopre allora Gesù? I testi che voglio indicare, che per brevità non posso citare, ve li do. Prima Giovanni 5, 11, 13, dove Giovanni ci dice che Dio ci ha dato la vita eterna e ce l'ha dato in Cristo Gesù. Poi tutti i testi del capitolo sesto di Giovanni, Vangelo, dove Gesù dice io sono il pane della vita, disceso dal cielo, chi mangia questo pane vivrà in eterno. Soprattutto Giovanni 6, 48, 51, Giovanni 6, 56. Ancora, la prima di Giovanni, prima lettera di Giovanni, Giovanni 4, 9, in questo si è manifestato l'amore di Dio, perché
voi avessimo la vita. Prima Giovanni 4,9. In questo si è manifestato l'amore di Dio, nel verbo egli dato la vita in Cristo Gesù. Siano sufficienti questi testi. E allora, fratelli e sorelle, Cristo è vita. Che cosa ci comunica Gesù in questo momento? Penetrando in noi come vita, ci dice che Lui è amore. E la vera vita è nell'amore. E l'amore risana, perché tutte le malattie nostre sono causate dal non amore. E ci insegna ad amare, perché se siamo creature di amore, fatta di immagine e somiglianza di Dio, dobbiamo operare come colui alla cui somiglianza siamo stati fatti. Operatio seguito resta, maestro di filosofia, l'operazione segue l'essere. Se tu sei un essere di amore, fatta d'immagine di Dio, amore, un trino, la tua operazione vera, quella vera, non può essere che amore. E siccome tutte le malattie sono radicate nel non amore, e che cominciano a sfaltarsi tutte le tue malattie. Il testo lo trovate in Osea. Chi è saggio comprende queste cose. Chi riceve nel cuore buono queste cose le comprende. Questo insegnamento può essere ricevuto nella regione, nella testa, ma non può penetrare. Ecco, questo è l'insegnamento. Se io lo verso qua, sulla testa, vediamo se penetra. Vediamo. È vuoto. Perché nella testa questo insegnamento dello Spirito non può penetrare. E allora se io rovescio, la testa va giù in umiltà e io mi apro a Dio, ecco che nel cuore entra l'insegnamento, entra l'acqua viva. L'acqua viva è versata sull'insieme, sulla testa, ma non penetra. L'acqua viva è versata nel cuore, penetra, ed è acqua di vita. Primo segno. Secondo segno, chi sei tu? Questa è una mandorla. Uno forte. Ecco. Nella mandorla. Noi abbiamo un primo tegumento
Noi vediamo la mandorla così com'è. Tu sei questa mandorla, così come ti vedono gli altri, come ti vedono gli altri. Ma tu la schiacci e tu vedi te stesso. Ti vedi nero, però tu non sei così. Se tu sbucci questa mandorla, ecco, comparisce la mandorla bianca. Tu sei bianco, tu sei il figlio di Dio, tu sei la creatura di amore. Questo è il tegumento che ti ha coperto, tutte le tue malattie di tutti i gradi. Appena io levo questo tegumento, apparisce la tua identità. Ora Dio ama la tua identità, il griglio, bello, nudo. Davanti a Dio tu non sei. E questo, ma sei quello che è dentro. Appena si sbuccia, se la mano diventa bianca, e allora si può mangiare. Ecco come ti vedono gli altri, come vedi tu te stesso, come Dio ti vede. Dio ti vede così, come sei, oltre il guscio e oltre la buccia. Ancora. Tu sei colui che, o colei che, è sotto questi veli. Che cosa c'è? Avete visto, ma comunque, che cosa c'è? Non lo vedete. Non vedete cosa c'è. Ecco come gli altri ti vedono. Gli altri ti vedono. Vedono cosa? Là, sì, c'è del rosso, c'è del bianco. Boh. Non sanno cosa c'è sotto. E come ti vedono gli altri? Togli questo. Tu vedi te stesso, come ti vedi tu? Tu ti vedi così. Tutto rosso, spettacolo, questo. Ma non sei ancora, non hai la visione esatta? Togli questo. Come sei e come ti vede Dio? Come sei? Sei il figlio di Dio, risorto. Sei Gesù. Sei Gesù, fatto l'immagine di Dio, così Dio ti vede. Alleluia. Abbiamo un primo tabellone, poi farò il tabellone delle malattie psicosomatiche, come si diagnosticano, quelle che attaccano la testa. Mi fa male qui la spalla, mi fa male il ginocchio. Andiamo alla scoperta della malattia psichica, che hai dentro, psicologica che hai dentro, attraverso la traumatizzazione. Vediamo qua, cominciamo a spiegare. Magari tu avanti, tu tieni le mani, tieni le cose. Tipi di infermità, rimedio, la malattia, la causa naturale, soprannaturale, i sacramenti, i sacramentali. Cominciamo. La malattia può essere spirituale, la causa è il peccato, come dico così. La malattia psichica è mancanza di amore, sempre lì tra le radici. La malattia fisica può essere causata da un'infezione o da un accidente. Psicosomatica
sono conflitti emozionali, senza causa, attacco diabolico, oppure un ambiente ostile che tu non conosci. Queste sono le cause, la causa delle malattie spirituali, fisica, psicosomatica, oppure senza causa della malattia. Malattia spirituale, il rimedio è naturale, nessun rimedio è naturale. Non c'è rimedio naturale che possa guarire una malattia spirituale. Una malattia psichica può essere curata da psichiatra o con una guarigione dei ricordi, può essere curata soltanto. La malattia fisica con la medicina va curata. La psicosomatica con la psicoterapia, di cui abbiamo parlato anche un poco, e con la medicina. Quelle senza causa, non c'è nessuno cambiamento di ambiente, nessuno, non c'è nessuna, cioè non c'è nessun rimedio. Ci può essere il cambiamento di ambiente. Adesso, come si curano le malattie spirituali? Con metodi soprannaturali. Quando uno è ammalato nella fede, nella speranza, nella carità, quando è lontano da Dio, la vita morale è disordinata, è inutile fare preghiere. Cosa si fa allora? Pregare per la sua conversione. Per cui non si prega mai per la guarigione. Ricordatevi, per uno lontano da Dio non si prega mai per la guarigione, ma si prega per la conversione, perché c'è dentro il peccato, c'è la radice. Ancora, nella malattia psichica il metodo soprannaturale è la guarigione dei ricordi e la cristoterapia ha qualche effetto. La malattia fisica, preghiera per l'adatta cura medica. Quando tu trovi di fronte un ammalato, non devi pregare perché guarisca. Un ammalato fisico, un cancro, un tumore, una diabete, cosa. Preghiamo per la guarigione. Devi pregare perché tu incontri un buon medico e una buona cura. Va bene? Questo è per sgombrare un po' tante fissime che abbiamo in testa. Quando si tratta di una malattia psicosomatica, il rimedio soprannaturale che noi usiamo è la cristoterapia, nella guarigione della memoria e dei ricordi. Quando non abbiamo nessuna causa della malattia, allora facciamo una preghiera di liberazione, supponendo che sia il maligno, preghiera di liberazione. Poi i sacramenti da usare. Nella malattia spirituale la riconciliazione, non l'Eucaristia. Nelle malattie psichiche riconciliazione dell'Eucaristia. Nella malattia fisica unzione degli infermi e dell'Eucaristia. Nella psicosomatica riconciliazione e dell'Eucaristia. Nelle malattie senza causa, e allora abbiamo esorcismo o liberazione. Ancora, i sacramentali da usare sono usati. Nelle cure spirituali, purificazione e acqua benedetta. Nelle malattie psichiche, e allora preghiera e benedizione, preghiera e benedizione, preghiera e benedizione. In quella senza causa e di origine probabilmente diabolica, benedizione alla casa o benedizione agli oggetti. Nota bene, per tutti i tipi di malattie sono valide la preghiera di intercessione e l'uso frequente dei sacramenti. Va bene, per cui la preghiera di intercessione e la preghiera e l'uso dei sacramenti è la panacea di tutte le malattie. Alleluia. Ringraziamo il Signore
nelle parole di sapienza che sono uscite dal nostro carissimo fratello, celebrante, principale, questa liturgia. Sono parole di Dio, quindi facciamo tesoro. Tutti siamo chiamati a lavorare nella vigna del Signore. Poco importa se tu sei chiamato alla prima, alla seconda, alla terza ora, nel giorno. Se sei chiamato alla fine della giornata, è necessario andare a lavorare nella vigna del Signore. La paga sarà per tutti la stessa, perché il lavoro è per noi un dovere quando Dio ci chiama, ma la remunerazione è un dono di Dio, qualunque sia il lavoro che noi abbiamo fatto. Il paradiso ci viene donato dal Signore, noi non lo meritiamo a stretto così, stretto dovere, a stretto diritto. È sempre un dono di Dio, piuttosto c'è grande lavorare nella vigna del Signore, nel campo che Dio ci ha affidato, e avremo tutti la stessa retribuzione, tutti avremo la stessa retribuzione, sia il profeta, sia colui che serve il profeta, sia il sacerdote, sia il chierichetto, sia il padre di famiglia, sia il figlio di famiglia, sia il servo. Se abbiamo fatto il nostro dovere, tutti avremo la stessa retribuzione, perché la retribuzione non è in forza del merito che noi abbiamo acquistato, ma è in forza della grazia di Dio e del dono del Signore, per cui dobbiamo essere tutti gioiosi, sicuri che il Signore ci darà il premio. Venerà a tutti, e oggi serve buono, su via servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò molto. Entra nelle gloria del tuo Signore. E allora questa sera gioiamo tutti in vista del bene che il Signore ci darà. E lavoriamo tutti nella via del Signore. Amen. Signore, noi ci presentiamo tutte le nostre difficoltà, perché tu le risolva in modo che sia spianato il nostro cammino, ma ti vogliamo raccomandare tante, tante persone che ci stanno nel cuore. Ti vogliamo raccomandare innanzitutto queste 2000 persone che sono state così uccise dal terremoto in Turchia. Non sappiamo, Signore, in quale stato si siano trovate, però tu sei un buon misericordioso, non a queste 2000 morti. La tua pace, la tua serenità, e consola gli afflitti, consola, cioè, le famiglie che hanno perduto i loro cari. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per tutti gli afflitti di Sion, per tutti gli afflitti del mondo, per tutti quelli che subiscono persecuzioni, oppressioni, le potenti, per tutti quelli che sono disagiati nella vita. Ti raccomandiamo le tre categorie celebrata nelle scritture: orfani, vedovi e poveri. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Signore, ti presentiamo le nostre famiglie. Quanti problemi per le nostre famiglie. Te le presentiamo così, oh Signore. Hanno bisogno del tuo cemento, del tuo amore, perché in tutte le famiglie serpeggia la segregazione. Signore, da questo cemento dell'amore alle nostre famiglie, salva la cellula della società,
salva la fonte della vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Amen. E adesso ti preghiamo, Signore, per le gerarchie ecclesiastiche, per i papi, per i vescovi, per i sacerdoti. Dona loro le grazie necessarie al loro Stato, perché compiono bene il loro ministero, sia le guida, luce del tuo popolo, e amministrano soprattutto la tua parola, perché si penetra nei cuori e produca frutti di vita. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per tutti i gruppi carismatici diffusi nel mondo, soprattutto per i gruppi italiani, per i gruppi siciliani e per tutti i gruppi che sono qui presenti, ossia per i gruppi della nostra diocesi soprattutto e per gli altri gruppi che sono rappresentati da quelli che partecipano a questo corso, ma che la grazia che tu concedi a ciascuno di noi ridondi anche in grazie, di luce e di forza per il gruppo ai quali apparteniamo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E adesso innestate anche voi la vostra preghiera, formulando delle intenzioni particolari. Punto si è lamentato, che ritiro è questo. Proprio alla vittoria, girando per i tavoli. Per cui io li chiamo assente della disciplina e li chiamo soprattutto all'interiorità. Ci incontriamo con il Signore, non ci incontriamo tra di noi, anche tra di noi per smussare invidie, gelosie, per superare gli ostacoli, per fraternizzare, ma ci incontriamo con il Signore per essere guariti nelle nostre intimità. Per cui prendiamo questa lezione e continuiamo il nostro cammino recuperando nei giorni a venire. Allora cominciamo a sentire un poco le relazioni, cominciando dal primo gruppo. Allora il lavoro è stato molto intenso, è durato un'ora e mezza. Abbiamo scritto questi quattro episodi ci dicono proprio che la cecità c'è quella congenita e c'è quella acquisita. Per esempio a Gerico si diventa ciechi e il cieco riacquista la vista, riacquista. Nel cieco nato è nato cieco. In campo a livello superiore la cecità è appunto non vedere la verità. E coincide con la fede, quando Gesù apre gli occhi, i ciechi vedono il volto di Gesù e credono in Lui. E in alcuni casi seguono Gesù, in altri casi non seguono Gesù. Il cieco di Gerico si mette alla sequela di Gesù, invece gli altri ciechi non si mettono alla sequela di Gesù. Non si nota bene che tante volte sono i ciechi che gridano
E Gesù ci interessa, che vuoi che ti faccia, Signore, che veda? Se Gesù sollecita la volontà di guarigione, questo ne parleremo domani, la volontà di guarire, la volontà di uscire dalla propria situazione, qualche volta il Signore sorpassa su questa volontà, però come norma Gesù esige la volontà di guarigione da parte dell'infermo, perché se l'infermo non vuole guarire, difficilmente avviene la guarigione. O se è una guarigione, monca, non completa. Comunque avremo modo di ritornare su questo punto. Secondo gruppo. Allora, se vedrete camminare un cuore che sa che quello lì, va bene, mi fido di caso. Allora, il tema che il nostro gruppo doveva trattare era guarigione di un sordomuto. Sia alla vostra attenzione. E allora, questa sera vogliamo fare ammenda davanti al Signore se non ci siamo comportati bene, se abbiamo lasciato entrare un po' di dissipazione dentro il nostro cuore, una preghiera più profonda, un raccoglimento più profondo, in attesa del Signore che dobbiamo incontrare. Questa mattina abbiamo parlato di Gesù medico, lo abbiamo incontrato, dobbiamo innamorarci di Lui. Domani vedremo come Gesù ci guarisce, di che cosa ci guarisce e come Gesù ci guarisce, cioè la terapia usata da Gesù. Cercheremo di personalizzare la nostra così cura, perché Gesù vuole applicare la terapia a ciascuno di noi. Faremo anche domani la preghiera profonda, cioè al posto della mistagogia, cioè nel tempo in cui abbiamo fatto la mistagogia, faremo la preghiera profonda, che esige anche questo scendere dentro di noi, portando Gesù una forma di bagno di luce che noi faremo, e un esodo che faremo insieme con Gesù dal nostro mondo inferno verso la luce, verso la salvezza. Prepariamoci a questi due incontri con Gesù, il primo incontro che è l'insegnamento, il secondo incontro che è l'esperienza che segue l'insegnamento nella preghiera profonda. Pomeriggio, di nuovo un gruppo di studio, vedremo l'incontro di Gesù con il demonio, gli oppressi. Vedremo l'incontro di Gesù con la morte, quando si incontra con Lazzaro, si incontra con la fanciulla a cui dice talità cum, si incontra con il figlio della vedova di Nain, tra le resurrezioni, comportamenti di Gesù di fronte alla morte. Poi vedremo l'incontro di Gesù con le folle, come Gesù aborda le folle,
e poi il rapporto tra Gesù e quelli che guariscono senza i presupposti, perché Gesù è anche libero di guarire senza una fede e senza una volontà, però normalmente non avviene questo. E se meneremo ancora qualche guarigione importante, soprattutto la guarigione dell'uomo che da 38 anni giaceva alla porta delle pecore per vedere la reazione che succede in quest'uomo. Riprenderemo pure in parte la guarigione del cieco nato per vedere come nasce la fede. Abbiamo una rivelazione, come nel capitolo 4 di Giovanni, così nel capitolo 9. Capitolo 4, Gesù si rivela alla Samaritana. La Samaritana domanda, e poi dice, quando verrà il Cristo cielo, queste cose ce le insegnerà. E Gesù si rivela e dice, il Cristo sono io. E nasce così la fede in Cristo. Così anche il cieco nato, che non sapeva chi era Gesù, era un uomo chiamato Gesù, ma quando Gesù si svela a lui, dopo che lo avevano scomunicato, allora Gesù dice sono io il Cristo, il Messia, e allora si butta per terra e dice credo, oh Signore, io credo, e nasce la fede. Per cui la fede sempre c'è, o prima o dopo. Non c'è guarigione senza fede. In genere nasce prima o Gesù la suscita. Qualche volta avviene dopo, però la fede è sempre connessa con la guarigione. Bene, ringraziamo il Signore e facciamo un poco di canti per gioire nel Signore. Diceva Sant'Agostino che chi canta prega due volte. Tante volte però noi non abbiamo la sensazione che cantando si prega due volte, per cui dobbiamo realizzare questo detto di Agostino, chi canta prega due volte, ed è quando noi viviamo il canto, interiorizziamo il canto, e dopo il canto restiamo pieni del canto dentro di noi, perché ci sono canti di risveglio, canti di evasione, che non sono preghiera. Il canto dovrebbe essere preghiera. Non è che sia cattivo il canto di richiamo, il canto del risveglio, però non possiamo limitarci a cantare così per svegliarci, per sollevarci, così che il canto sia l'uso dalla preghiera. Il canto è una cosa, la preghiera è un'altra cosa, oppure il canto accompagna la preghiera. No, il canto è preghiera. Anzi, è una preghiera più intensa. Dobbiamo realizzare appunto il canto preghiera, non condannando i canti di risveglio, i canti di richiamo, i canti di scioglimento, però non possiamo limitarci a questi canti, perché altrimenti il canto sarà inutile. Oltre il canto di scioglimento ci vuole il canto che sia veramente preghiera. E allora cantiamo